Materie maturità 2020. Confermato da Azzolina impianto Fioromonti maturità 2020. La nuova ministra dell'istruzione Azzolina ha confermato le materie. Delle prove scritte. Bisognerà attendere il 31 gennaio per conoscere le materie affidate ai commissari maturità 2020. Intanto, il MIUR ha già scelto le discipline d'indirizzo per la seconda prova 2020, dato che la prima materia sarà Lingua italiana. Inoltre, la ministra dell'istruzione Azzolina ha confermato l'impianto rivisto da Lorenzo Fioromonti. Il ritorno della storia e via le buste. Allora, l'impianto confermato dalla ministra dell'istruzione Azzolina. Sia alla storia, abolizione delle buste. Il ministro Azzolina ha confermato la linea del precedente ministro Lorenzo Fioramonti, che aveva annunciato il ritorno della storia, come richiesto dagli studiosi e dagli stessi docenti. Le buste all'orale saranno, sottolinea il ministro dell'istruzione. Maturità 2020. Alternanza e invalsi requisiti di ammissione obbligatori. Da una recente circolare MIU è emerso che alternanza e invalsi tornano requisiti di ammissione obbligatori alla maturità 2020. I maturandi dovranno, obbligatoriamente, aver svolto le ore minime di formazione nel triennio, vale a dire almeno 90 ore nei licei, almeno 150 nei tecnici e almeno 210 nei professionali. Per essere ammessi i circa 500.000 studenti che attualmente frequentano la quinta superiore devono partecipare all'invalsi, a prescindere dal giudizio ottenuto. Date prima prova, seconda prova e colloquio. La prima prova scritta, italiano, si terrà su tutto il territorio nazionale mercoledì 17 giugno 2020 alle 8.30. La seconda prova si svolgerà giovedì 18 giugno 2020, sempre a partire dalle 8.30. Potrà essere sempre mista, con le due discipline che caratterizzano il percorso di studi. La prova orale è suddivisa in trattazione di carattere multidisciplinare, esposizione, attraverso una breve relazione e / o elaborato multimediale, dell'esperienza svolta nell'alternanza scuola-lavoro, discussione delle prove scritte e accertamento delle conoscenze e competenze maturate nell'ambito delle attività cittadinanza e costituzione.